Carissimi amici, sono qui con un'altra amica. Voi non la riconoscete perché non ha il cappello da cowboy e gli stivali, eppure l'avete conosciuta a casa di Italian Country Family con Marilou e Loris, perché lei è una grande maestra di country. Barbara, ciao! Ciao a tutti ragazzi e ciao Tiziana, è sempre un piacere ovviamente incontrarti, perché comunque è una gioia in un modo o nell'altro. Adesso Barbara mi devi dire cosa ci fai al Muovete a Faenza. Dal country. Allora, sì, infatti è una cosa un po' particolare e diciamo straordinaria, come le riunioni di condominio, praticamente quando c'è qualche problema, quindi io in realtà seguo i maestri Marco e Diana, che sono i miei maestri di jive e quindi della disciplina jive, e in più seguo come disciplina boogie, per la disciplina del boogie, Sauro e Mila, che sono i miei maestri di boogie, solo che loro purtroppo li posso seguire solo in occasioni particolari. Marco e Diana invece ce l'ho un po' più vicini, quindi riesco a sfruttarli un pochino di più, e nel caso dell'occasione del Muovete sapevo che loro venivano su, mi hanno detto ma dai vieni anche te, così hai l'occasione di prenderci tutti quanti insieme in una botta sola, e allora dico ma sì, va, vengo pure io. E allora oggi sono in un'altra divisa, in un altro contesto, però mi sta divertendo una marea. Vedete la cosa bella che vi dico sempre in queste puntate? Ballare bello fa bene, perché comunque si può spaziare. Innanzitutto avete visto dalle interviste precedenti che non importa che età avete, è importante iniziare. Si può iniziare a qualsiasi età, e la cosa bella è che si può spaziare in tantissime discipline, perché non è detto che se cominciate a fare liscio non possiate imparare il country, se cominciate col boogie non possiate finire nel rock and roll acrobatico. Esattamente, quindi diciamo che io li riesco a gestire molto bene tutti quanti. Ovviamente la mia disciplina rimane comunque sia il country, quindi nel discorso del jive e del boogie rimango, come si dice, l'eterna principiante, però è sempre molto bello, divertente, piacevole. Poi in occasioni del genere incontri anche sempre tante persone che incontri in altre occasioni, sia del country che in manifestazioni anni 50, 60, spesso e volentieri le stesse manifestazioni si fondono insieme, come anche in fiere come puoi trovare a Bologna o in altri posti, e quindi trovi sezioni in cui da una parte balli una cosa, dall'altra l'altra, allora se le sai fare tutte è meglio, ti diverti sempre. Ragazzi, il ballo unisce davvero. Io ringrazio Barbara, sempre, lascio andare perché voi, stiamo partendo, grazie, per una grande serata insieme. È stato un piacere ritrovarci, tante sempre belle cose per me. Buona serata a tutti quanti, grazie mille Tiziana, è sempre un piacere.